È nato per vincere l'indifferenza Azzurro Italia, il movimento per il territorio e per la vita che da 25 anni vuole tutelare i più svantaggiati della nostra società. Senza limiti al suo operato, come mostra il simbolo, un anziano chinato amorevolmente verso un bambino. Lo ha ricordato il presidente Attilio Miani, citando il debito di riconoscenza verso il professor Matteo Fantasia, all'epoca presidente della Dante Alighieri, che mi ha insegnato, ha detto, che bisognava fare qualcosa per gli altri. Le stelle di Puglia, riconoscimento ad imprese e persone che hanno dato lustro alla nostra terra, sono state assegnate sulla base dei voti dei lettori del giornale online International Post, che hanno segnalato chi ha portato la Puglia nel mondo svolgendo un'attività sociale. Devo dire che una miriade di persone hanno votato, appunto perché abbiamo posto dei quesiti alla gente, e sono usciti questi 8 nominativi che ci auguriamo possano, non dico godere di questa stella, ma che sia la loro stella polare e quindi anche la nostra. Tra i premiati di questa seconda edizione, il presidente del gruppo Norba, ingegner Luca Montrone, per il grande impegno produttivo e la motivazione e la scelta della qualità come elemento costante dell'emittente. La sua capacità imprenditoriale ha dato lustro alla Puglia nel mondo. Hanno ricevuto le stelle, tra gli altri, anche l'onorevole Antonio Lorusso, patron della SAICAF, Vincenzo Di Vella, per il quale ha ritirato il premio il figlio Francesco, e una giovane imprenditrice donna, Floriana Pupino.